Lei a Natale festeggiamo la nascita, ecco, di un bambino, sì. Però lei ha detto che i bambini sono l'anello debole della nostra, sì, società. Può approfondire questo pensiero? Sì, sono l'anello debole perché, come dire, paradossalmente è perché noi li riempiamo di un eccesso di attenzioni che spesso non sono una vera cura, perché la prima cura è l'educazione. L'educazione non è soltanto, come dire, il prolungamento della nascita biologica, cioè dell'inizio della vita, ma anche l'immergere il bambino nella sua origine, nella sua genealogia, quindi immergerlo in una tradizione e per noi che crediamo in Dio, in ultima analisi, fargli scoprire la compagnia di Dio e il proprio destino. Pare a me che questo lavoro educativo nella nostra realtà italiana, a partire dalla famiglia stessa, sia spesso molto carente, non per cattiva volontà. Quella che il Santo Padre ha chiamato l'emergenza educativa è un problema reale. C'è un risveglio di preoccupazione da parte del mondo adulto su questo, ma io spero che si vada con molta più decisione avanti nell'assunzione di un compito educativo che è un compito degli adulti, questo punto. E io penso che una certa inconsistenza di noi adulti ci porta ad avere ad abbassare, pur con tutto il bene che vogliamo ai nostri bambini, ci porta ad abbassare il senso di responsabilità nel trasmettere, nel far fare a loro l'esperienza di quei valori in cui a parole diciamo di credere, insomma, quindi sono l'anello debole in questo senso. Quindi un bel regalo sarebbe che i genitori testimoniassero con la loro azione. Certamente, questo è il vero regalo di Natale, cioè vale a dire il problema non sono i valori, ma far fare l'esperienza dei valori. Citavo prima il filosofo francese Deleuze, che può essere sospettato di essere un cattolico, che diceva che il problema dell'educazione non è dire all'educando fai così, ma è dire fai con me così. E credo che questo è un problema che io sento che i genitori lo avvertono, ma hanno bisogno di un contesto che li sostenga, che li aiuti. In questo senso vado richiamando spesso il grande compito che hanno le famiglie di prima generazione, cioè i nonni, che non devono limitarsi a fare i babysitter, ma rispettando la responsabilità dei genitori, hanno oggi un compito educativo verso i nipoti di straordinaria importanza. Eminenza, quali auguri alle famiglie che passeranno un Natale colpiti dalla crisi, magari senza lavoro, con la preoccupazione di perderlo? Beh, anzitutto di sentire che realmente Dio è a loro particolarmente vicino. Con Dio o senza Dio tutto cambia. E come mi documentano gli ammalati che visitano nelle case più gravi durante la visita pastorale, nella prova il volto di Dio, in questo caso del Dio bambino, brilla ancora più luminoso. Quindi l'augurio è che si appoggino a Dio e alla fede, poi che trovino la solidarietà intorno a loro. Le nostre terre sono ricche di questa tradizione, insomma, sia coloro che hanno bisogno del piatto di minestra, eccetera, eccetera, che possono trovare una solidarietà delicata e discreta e tuttavia puntuale e presente, e poi che abbiano speranza nella forza di questa società di trovare le vie di uscita per cui tutti possono con dignità avere il necessario per la vita degna e avere tutti i loro diritti attuati e realizzati.